Amici sul mio canale YouTube L'Arte del Fatto Umano. Io sono Rita, e nel mio canale troverete eh, dei tutorial, un uncinetto di varie difficoltà. Quello che andiamo a lavorare oggi è un progetto semplicissimo e veramente di grande effetto. Molto caldo per la prossima stagione autunnale. Io ringrazio le persone che mi seguono, gli amici che mi seguono da quasi tre anni e do un caloroso benvenuto a chi si vorrà avvicinare al mio canale si vorrà iscriversi eh, cliccando sulla campanella su tutte in modo che riceverete le notifiche eh, quando pubblicherò delle nuove cosette allora adesso io volevo prima di tutto spiegarvi un po la parte social io appunto ho questo canale che però a volte YouTube mi dà la difficoltà, delle difficoltà perché non manda le notifiche anche se vi iscrivete. A volte addirittura non si sa perché ci si ritrova che non si è più iscritti al canale. Non riesco a capire questa dinamica. Comunque, se qualcuno è particolarmente affezionato e vuole seguirmi, io insomma. Vi consiglio poi, vedete voi, di eh, andare su Facebook, cercare il gruppo L'arte del fatto a mano, uncinetto in armonia, è sempre comunque lo stesso nome del, del canale. Cercare questo gruppo, che è il mio gruppo, e iscrivervi in modo che se non riceverete eh, degli avvisi da, da YouTube, eh, troverete sicuramente sul mio gruppo mh, tutte le novità. tutti le informazioni che vi servono metterò sotto, vedete dove c'è il titolo di questo tutorial, c'è una parolina che si chiama c'è scritto altro. Cliccando su altro entrerete in una parte di informazioni, nel box informazioni io vi metterò il link anche del filato che ho utilizzato perché è importante con questo progetto utilizzare questo filato. Per avere appunto la stessa resa, la stessa dimensione del poncio, vi metterò ehm, il link appunto del mio gruppo e eh, vi metterò anche il link di un progetto estivo che ho fatto con la stessa lavorazione di questo poncio che è piaciuto molto. e Quindi ho voluto riproporlo eh, appunto eh, in versione eh, lavorazione in tondo, perché l'altro progetto era lavorazione a pannello. Bene, adesso io vi voglio presentare l'occorrente. Io sto utilizzando una cake meravigliosa, spero si vedano i colori perché ho paura che ci sia. Adesso provo a cambiare la luce oppure ad abbassare il video. Ecco, forse se abbasso la telecamera, proviamo a cambiare anche la luce perché veramente merita. Ecco, forse così così no assolutamente o forse comunque è una tonalità Sì, forse adesso si vede è una tonalità delicatissima questa cake vedete parte da un rosa un rosa cipria leggerissimo e un filo bianco eh, passa a un uh, color caffè latte e torna leggermente su un rosa vedete più mm, baby per arrivare ad un panna uni, tinta unita è una cake grossa è 550 grammi 900 metri lavorata con io lo sto lavorando con un 5 e mezzo perché ha una parte vedete di mohair e, ed è veramente una cake bellissima è morbida, ma anche sostenuta appunto per un poncio. Allora, questo è un filato che io, della Stanley che ho trovato sul, sul sito Pleta BG Bulgaria e le spese di spedizione non sono eccessive. Mm, ci sono tantissimi e bellissimi colori, anche sempre tenui, non vi garantisco che al momento della visione del video mm, sia disponibile questo colore, ma ho visto adesso per esempio un mese fa non era disponibile, adesso è già disponibile, quindi è un prodotto che comunque fa parte dei classici, lo troverete, se non lo troverete adesso lo troverete magari per esempio adesso siamo alle porte de dell'autunno e hanno um, ampliato la gamma di colori. Sto usando un uncinetto del 5 e mezzo e vi servirà solamente una forbice ed alcuni marcapunti che sono questi qua. No? <ride> Perché è la prima armi. Allora, eh, ho voluto provare a fare un poncho particolare, nel senso che sono partita da un top down, vedete che qua ci sono le, le, appunto, gli aumenti che caratterizzano il top down quindi è. Partendo da un, un pezzo unico e lavorando sempre in tondo, sia la parte del tone down, e sia la parte che poi andremo adesso eh, a lavorare direttamente sul, sul capo. Sono partita con 60 catenelle, vi raccomando, che poi no, eh, io ve l'ho detto. Eh, 60 catenelle. Eh, ho lavorato per, vedete, qua c'è il marcapunti. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 giri facendo un aumento. Poi ho lavorato altri 1, 2, 3, 4, 5 giri facendo nell'angolo due aumenti. Quindi adesso andiamo a fare questa parte qui. In totale sono 13 giri. Poi casualmente, io quando sono andata a contare, a volte mi capita le maglie, tutte le maglie che ho nel tutto nella circonferenza del top down, mi sono ritrovata il multiplo esatto di punti che mi servono per, è un proprio una, un caso, per eh, sviluppare il mio motivo trafor, traforato: non è traforatissimo, il motivo diciamo eh, lavorato. Perché questa è solamente una maglia alta. Quindi, se volete non avere ulteriore, diffic... è già facilissimo però. Se, se, volete, se lo fate come me proprio di una facilità. però dovete usare un filato o questo o similare per avere appunto una dimensione di un poncio. Questa qua è una taglia M, ma anche L. Quindi, mi sono ritrovata già il multiplo che è di 8. Quindi, per uno che vuole fare un poncio più grande, va avanti col top down oppure aumenta, fa degli aumenti a questo livello. Fa un altro giro aumentando fino ad arrivare al multiplo di 8 e poi lo lavoreremo il, il punto tra il motivo. Insomma, tra il, il motivo lo andremo a lavorare su tutta la circonferenza. Adesso partiamo. Vi faccio vedere fare i primi giri perché poi è facilissimo giro la mia cake e vado a lavorare dall'altra parte direttamente per farvi vedere il pezzettino quindi andremo a lavorare sul bianco mettiamo via il nostro primo pezzo del, del poncio e andiamo a lavorare mettiamola di qua ecco qui, i primi giri facilissimi che è un, un semplicissimo top down per chi non lo sapesse fare adesso andiamo a fare un pezzettino, nodo sull'uncinetto, vado ad eseguire le mie 60 catenelle: 1, 2, 3, 4, perché ha una mano, 5. Perché ha una mano eh, stretta, consiglio anche il numero 6. Fatta la mia catenella di 60, la vado a chiudere in cerchio, vedete, faccio passare diritto tutta la catenella. Giro in questo modo e vado a chiudere a cerchio. Dopodiché abbiamo fatto questo cerchio, dobbiamo però assicurarci che passi per la nostra circonferenza testa perché il poncio entra dalla testa. In caso non passasse dalla testa. Perché avete una mano diversa? O avete un altro filato? Dovete aumentare di 4 in 4 perché abbiamo 4 lati su questo top down e quindi dobbiamo andare a aumentare di 4 per 4, quindi 4 in più, o 8 o 12 quelli che vi servono. Dopo, però, non vi ritroverete dopo dovrete andare a fare degli aumenti al, al momento del, della lavorazione appunto del punto insomma comunque dopo vi faccio vi insegno come eseguire la cosa partiamo con il primo giro mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta più una catenella quindi 4 carico il filo entro sul punto di base faccio una maglia alta questo è l'aumento dell'angolo di uno dei quattro angoli ok Ora vado a lavorare 14 maglie alte, una su ogni catenella, quindi una, due, tre, quattro, cinque. Fate le 14 maglie alte, una per ogni catenella, andiamo a fare l'angolo. Quindi facciamo l'aumento, carico il filo, entro nella catenella seguente, faccio nella stessa maglia di base una maglia alta, una catenella e una maglia alta. E questo è il secondo aumento, l'angolo. E di nuovo vado a lavorare 14 catene 14 maglie alte una per ogni catenella quindi cominciamo una 2 fate le altre 14 maglie alte di nuovo facciamo l'angolo quindi carico il filo vado nella maglia seguente faccio nello stesso punto di base una maglia alta una catenella e una maglia alta abbiamo vedete eseguito due angoli andiamo a lavorare nello stesso modo i restanti due angoli quindi facciamo 14 maglie alte nella maglia seguente l'aumento quindi una maglia alta una catenella una maglia alta nello, nello stesso punto di base e poi le altre 14 maglie alte Ve lo faccio vedere, ho fatto ancora 14 maglie alte. Adesso andiamo a fare l'aumento nella catenella seguente, andiamo a fare una maglia alta, una catenella e una maglia alta nello stesso punto di base. Poi andiamo a lavorare gli ultime, dovreste avere adesso giuste 14 catenelle per finire il giro. Ecco, ho finito il mio giro, ho lavorato le ultime 14 maglie alte, vado a chiudermi con una mezza maglia bassa. Qui avevamo, vedete, 4 catenelle, una, due nella terza catenella, mi chiudo con la mezza maglia bassa. Ecco, i giri sono tutti, questi primi 8 giri sono tutti uguali. Vi faccio vedere il secondo, qui avevamo il primo aumento, primo angolo, perché eravamo partiti con l'angolo. Entro nell'angolo, vedete, faccio una maglia bassa più una, due, tre catenelle. Carico il filo, rientro nell'angolo, nell'arco, diciamo, e faccio la maglia alta. Da qui vado a lavorare, mi raccomando, non dimenticate la prima che si potrebbe nascondere, vado a lavorare le 14 maglie alte sottostanti più gli aumenti, quindi diventano con due in più, 16. Comunque vado a lavorare tutte le maglie alte che trovo, una maglia alta su ogni maglia alta fino ad arrivare qua all'ultima maglia alta prima della catenella dell'angolo. Vi consiglio di lavorare bello morbido perché era veramente una cosa molto, molto fine, molto elegante. Vedete, siamo quasi arrivati all'angolo. Questa è la maglia prima della catenella. Quindi ho lavorate, vedete tutte. A questo punto qui ho la catenella dell'angolo. Cosa faccio? Carico il filo, entro nell'angolo e faccio un altro angolo. Quindi vado a fare una maglia alta, una catenella e una maglia alta nello stesso punto, dentro all'arco sottostante. E da qui vado di nuovo a lavorare le maglie tra un arco e l'altro quindi proseguo lavorando in questo modo su tutti i quattro i lati ecco vedete ho lavorato il secondo lato adesso sono nel, nell'angolo Vado a fare l'aumento, entro nell'angolo e faccio un angolo, quindi una maglia alta, una catenella, una maglia alta nello stesso angolo sottostante e riparto a lavorare il terzo lato. Ecco, siamo arrivati a lavorare la fine del terzo lato, rientro, vedete, nel, nell'angolo e faccio l'aumento, una maglia alta. Una Catenella, una maglia alta nello stesso di punto di base e vado a finire il mio giro lavorando il quarto lato. Ecco, vedete che sono la fine del giro. Mi raccomando, non dimenticate questa. L'ultima catenella che è quella. Comunque, l'ultima. Vedete, qua dove c'erano le catenelle che è, è, fa le veci, diciamo di una maglia alta la sottostante. Ora, a questo punto, andiamo sempre a chiudere nella terza catenella il nostro giro con la mezza maglia bassa vedete che abbiamo fatto già due giri allora adesso andate a fare per un totale andate a lavorare un totale di 8 giri 1 2 3 4 5 6 7 8 sempre nello stesso modo uguali quindi entrando vedete nell'angolo come vi ho fatto già vedere nell'angolo fate una maglia bassa le 3 catenelle 2 3 carico il filo L'angolo e poi comincio a lavorare le mie maglie del del lato, ok, arrivati alla, alla fine dell'ottavo giro iniziando il nono giro, cosa andate a fare? Andate a fare do, due aumenti, quindi dal nono al tredicesimo per un totale di cinque giri e per un totale complessivo di 13 giri con gli 8. Già lavorati quindi dal 9 al 13 compreso andrete a lavorare come segue andrete a fa fare entrate nella sempre nel, nell'angolo fate una maglia bassa 2 catenelle carico il filo entrate nell'angolo e fate una seconda maglia alta quindi invece di fare una fate due aumenti una catenella e ancora altre due maglie alte quindi nell'angolo andrete a fare due maglie alte in tutti gli angoli due maglie alte una catenella due maglie alte e comincerete a lavorare normalmente poi le maglie alta su ogni maglia alta del lato fino ad arrivare all'altro lato all'altro angolo ok Nell'altro angolo, che è questo, andrete a fare in due maglie alte, una catenella, due maglie alte all'interno dello stesso punto nell'angolo e poi ripartirate: quindi è semplicissimo. E questo dal nono al tredicesimo giro. Ed eccoci qui, arrivati al tredicesimo giro, vedete qua c'è il marcapunti, avevo messo marcapunti. All'ottavo giro per non sbagliarmi, comunque abbiamo otto giri con un aumento e cinque giri: 1, 2, 3, 4, 5. Con due aumenti. A questo punto, io vi consiglio di provare questa parte, che è la parte strutturata diciamo del poncio, dopo scende eh, eh, lavorando in tondo. Se vedete che le spalle sono insomma di una dimensione che vi va bene, che vi sta bene potete iniziare il punto traforato, altrimenti proseguite un po', magari di due giri o tre con il top down. Per chi si fermerà come me al tredicesimo giro, avrete già a disposizione 200 maglie alte su tutta la circonferenza, ma non dovete contare la catenella dell'angolo, perché questa non andremo a lavorare. Quindi cantando solamente le maglie alte avrete, vi, dovrete vi dovreste trovare 200 maglie alte, che è divisibile per 8 da 25 motivi esatti. In caso ehm, avrete il poncio più largo, quindi continuando la lavorazione top-down per ampliarlo, avrete più, naturalmente, più maglie alte, dovrete dividere per 8 e vedere se... Eh, vi mancano delle maglie, le, che è un multiplo di 8 le andrete a fare ad aggiungere facendo degli aumenti, quindi lavorando su una maglia alta, due maglie alte eh, per arrivare appunto al multiplo di 8. Allora il tredicesimo giro, quindi ho detto abbiamo il multiplo esatto di 8, andiamo e partiamo con il nostro, la nostra lavorazione del motivo. Quindi abbiamo chiuso qui sull'angolo, cominciamo a lavorare. Ci alziamo con un due maglie alte, due catenelle che corrispondono a una maglia alta chiusa a metà, carico il filo, entro nel stesso punto di base e vado a fare un'altra mezza maglia, vedete, alta e poi vado a chiudere tutto insieme. Due catenelle di separazione. Carico il filo, rientro nello stesso punto di base. Vado a fare due maglie alte chiuse insieme. Quindi la prima la chiudo a metà, la seconda la chiudo a metà, e poi chiudo tutto insieme. Due catenelle di separazione. Un altro petalino. Carico il filo, rientro nello stesso punto di base, faccio una maglia alta chiusa a metà, carico il filo, seconda maglia alta chiusa a metà, chiudo tutto insieme, una catenella di separazione. Allora, qui abbiamo una maglia alta, la catenella non la contiamo come se non esistesse. Devo saltare tre maglie di base, quindi la prima è questa prima della catenella, la seconda è dopo la catenella, la terza vado nella quarta maglia alta e faccio una maglia bassa. Una catenella. Carico il filo, salto 3 maglie di base. Quindi una, due, tre, vado nella quarta e comincio a fare ancora la lavorazione dei tre petali chiusi insieme. Vedete questa lavorazione? Quindi maglia alta chiusa a metà, carico il filo, stesso punto di base, maglia alta chiusa a metà, chiudo tutto. 2 catenelle di separazione. Carico il filo, vado nel suo punto di base. Sono tre petali da realizzare nello stesso punto di base. Chiudo metà la prima, chiudo la metà la seconda, chiudo tutto insieme. Due catenelle di separazione. Terzo petalo nello stesso punto di base, entro nel, nella maglia, chiudo metà la maglia alta. Carico il filo, chiudo metà la seconda, chiudo tutto insieme. Una catenella di separazione. Di nuovo salto tre maglie di base. Una, due, tre, nella quarta maglia bassa, stiamo ripetendo, eh? Mi faccio vedere un'altra volta. Una catenella di separazione, carico il filo, salto tre maglie di base. Una, due, tre, vado a rifare il mio fiore. Le due maglie alte chiuse insieme, vedete? le due catenelle, seconda volta al secondo petalo, due maglie chiuse insieme. 2 catenelle terzo petalo, 2 maglie chiuse insieme nello stesso punto di base quindi tre petali nello stesso punto di base, una catenella è sempre uguale. Salto 3 maglie di base 1, 2, 3. Vado nella quarta e faccio la maglia bassa. E lo lavorate per tutto il giro. Vi ricordo che la catenella dell'angolo non va contata però quando passate di lì non contatela è come se non ci fosse lavorate tutto il top down in tondo ecco siamo alla fine vedete del giro faccio la catenella salto una due tre nella quarta maglia faccio una maglia bassa una catenella e vedete che mi rimango esattamente una due tre Salto tre maglie di base e vado a chiudermi qui dove avevo chiuso le prime due maglie insieme. Dentro in questo modo e chiudo con una mezza maglia bassa il mio giro. Questo motivo è formato solo da due giri quindi è facilissimo. Adesso andiamo a lavorare il secondo giro, allora. Secondo giro, vedete che siamo sul fiore. Entro, vedete che questo fiore ha tre petali due spazi, entro nel primo spazio e faccio la maglia bassa. Poi faccio una, due, tre catenelle, vado nello spazio secondo, quello dopo, e faccio una maglia bassa 3 catenelle. Carico il filo, rientro nello stesso spazio e faccio una maglia alta chiusa a metà, vedete. Carico il filo. Abbiamo uno spazio, e, non, e una maglia bassa e uno spazio. Cosa facciamo? Facciamo una maglia a rilievo davanti, quindi carico il filo, entro nello spazio a destra, vedete, abbraccio questa maglia bassa, esco a sinistra, faccio il gettato, esco e chiudo a metà questa maglia a rilievo. Carico il filo. Vedete che ritorno sul, su, sul fiore sul primo spazio, che è quello seguente, entro, faccio una maglia alta chiuso a metà, a questo punto le vado a chiudere tutte insieme quindi mi ritrovo due maglie alte chiuso metà e una maglia alta in rilievo chiuso a metà centrale e poi tutte insieme. Faccio le 3 catenelle di separazione 2 e 3. Rientro nello stesso spazio, vedete nello stesso arco. Che abbiamo appena lavorato e faccio una maglia bassa 3 catenelle di separazione 2 e 3. Vado nello spazio seguente e faccio una maglia bassa. Stiamo ripetendo, eh? Adesso ve lo faccio rivedere. 3 catenelle di separazione 2 e 3. Adesso andiamo a fare le maglie chiuse insieme. Carico il filo, vedete dentro nello stesso spazio e chiudo metà una maglia alta. Carico il filo, vedete, adesso andiamo a fare la maglia rilievo sulla maglia bassa, quindi vedete così, entro, esco di là, l'abbraccio e chiudo metà. Carico il filo, vado nello spazio seguente tra un petolo e l'altro, chiudo metà e chiudo tutto insieme. 3 catenelle, ve lo io con, adesso ve lo faccio vedere un'altra volta, 3 catenelle di separazione. Vedete? Rientro nell'ultimo spazio lavorato e faccio una maglia bassa. 3 catenelle di separazione. Vado nello spazio seguente faccio una maglia bassa. 3 catenelle di separazione. Carico il filo, vado nello stesso spazio faccio una maglia alta chiusa a metà. Carico il filo, abbraccio la mia maglia bassa. Vedete sul davanti, rilievo davanti e chiudo a metà. Carico il filo. Vado nello spazio seguente, il primo tra i petali, chiudo metà la maglia alta e chiudo tutto insieme. Di nuovo 3 catenelle: 2, 3. Ritorno nello spazio appena lavorato e faccio una maglia bassa. 3 catenelle, vado nello spazio successivo, faccio una maglia bassa e così via fino alla fine del giro. Siamo alla fine del giro facciamo le 3 catenelle andiamo a fare quelle 3 maglie alte insieme che mancano per completare il giro quindi carico il filo entro nello stesso punto chiudo metà la maglia carico il filo vado ad abbracciare la maglia bassa quindi rilievo davanti chiudo metà carico il filo qui dove avevamo vedete la prima maglia bassa che avevamo fatto del giro entro nella maglia bassa chiudo a metà e chiudo tutto insieme faccio 3 catenelle e vado a chiudere con una mezza maglia bassa qui sempre nella maglia bassa dell'inizio giro allora questi sono i due giri che servono per il mio motivo in, lavorando in tondo adesso vi faccio rivedere il primo giro perché eh, qui nel caso dell'inizio abbiamo Chiamiamolo inserito il motivo sulle maglie alte. Adesso andiamo a inserirlo sul motivo. Quindi ve lo faccio rivedere. Che poi sarà quello che lavorerete fino alla lunghezza desiderata. Sono solo due giri che si ripetono. Allora abbiamo chiuso il giro. Adesso ci ritroviamo. Vedete sul, sull'arco centrale. Andremo a sviluppare di nuovo. Il fiore quindi mi sposto su queste 3 catenelle di una e fa... mi sposto con una mezza maglia vedete, bassa. Entro, esco, faccio una maglia bassa e una catenella. Questo sostituisce una maglia alta, una... chiusa a metà. Carico il filo, comincio a fare il mio petro quindi seconda maglia alta, chiusa a metà chiudo tutto insieme 2 catenelle di separazione ritorno caricare il filo entro nell'arco nello stesso arco e faccio il mio secondo petalo vedete due maglie alte chiuse a metà poi chiuse insieme 2 catenelle terzo petalo nello stesso arco quindi due maglie alte chiuse a metà e chiuse insieme quindi quello che noi avevamo lavorato qui nella Maglia alta lo andiamo a lavorare, vedete, dentro all'interno dell'arco, una catenella di separazione, qui dove avevamo fatto le maglie chiuse insieme, vedete, andiamo a fare una maglia bassa, una catenella di separazione e di nuovo carico il filo. Vado a lavorare ed ecco abbiamo 1, archi nell'arco centrale, ancora il mio petalo, quindi ripeto il mio motivo, primo petalo, le due catenelle, secondo petalo nello stesso punto di base, le due catenelle terzo petalo nello stesso punto di base. Una catenella di separazione. Vedete salto questo arco, vado su dove qui abbiamo chiuso le maglie insieme nel giro precedente e faccio la maglia bassa. Una catenella, carico il filo, vado nell'arco e ricomincio a fare i miei petali. Questo è il giro, il primo giro del motivo, vedete, ambientato però sul motivo stesso. Poi ripeterete il secondo, poi il primo, il secondo è sempre così fino a arrivare alla fine, alla lunghezza desiderata del vostro poncio. Quando sarete qua, vedete, chiuderete qui con la mezza maglia bassa dove c'è la chiusura delle due maglie chiuse insieme. Qui e ricomincerete ancora di nuovo la lavorazione ora eseguo anch'io la mia lunghezza desiderata del poncio ripetendo i due giri ci vediamo poi alla fine ci fermeremo sul giro poi dei petali cioè l'ultimo giro del poncio sarà quello dei petali andremo a inserire un pippiolino quindi vi fermerete nel giro dove non c'è i petali, e faremo insieme l'ultimo giro del poncio. Ecco ragazzi, siamo arrivati alla fine della lunghezza del nostro poncio K. Guardate, vedete che bella questa lavorazione che dà questa costina leggerissima in cui sono appunto racchiusi questi fiori. La trasparenza, volevo farvela vedere, non è eccessiva, infatti, è bellissima anche. Fatto tipo punto pull questo top-down, vedete, io mi sono fermata a circa 55 cm dal punto della spalla, vedete? Eh, però, questa è una cosa che va a piacere, ecco, ve lo faccio vedere anche come si presenta sopra. Vedete, è molto delicato come col colore. E adesso vi farò vedere a finire l'ultimo giro e poi andremo a riattaccarci qua sulla scollatura e faremo anche qui un, un po di finitura come vi avevo spiegato in precedenza mi sono anch'io fermata vedete al giro non quello del fiore dei petali ma nel giro degli archetti e andiamo a terminare con lo stesso motivo aggiungendo solamente un pippiolino quindi mi sposto vedete ho chiuso il giro mi sposto nella prima catenella dell'arco seguente entro faccio il mio primo petalo quindi maglia bassa di inizio una catenella carico il filo entro nell'arco e chiudo le mie maglie insieme e poi vado a fare una due tre 4 5 e 6, entro vedete, nella seconda catenella contando dalla prima, chiudo con una maglia bassa, il mio pipiolino, poi faccio una catenella e vado a fare il secondo petalo quindi entro nell'arco, faccio le due maglie alte chiuse insieme, vedete, e poi rifaccio la stessa cosa. Quindi vado a fare una due tre. 4 5 6 entro nella seconda catenella contando dalla prima faccio la maglia bassa di chiusura del pepiolino e una catenella carico il filo vado a fare il terzo petalo nel mio arco quindi due maglie alte chiuso metà e chiuso insieme E poi proseguo normalmente quindi faccio una catenella. Vado sul dove ho chiuso le tre maglie insieme sottostanti e faccio la maglia bassa, una catenella carico il filo e rivado a lavorare i miei petali come ho fatto finora. Quindi, il mio primo petalo, ve lo faccio da un'altra volta. Faccio le 6 catenelle 2-3. 4 5 6 entro nella seconda contando dalla prima chiudo con una maglia bassa al pippiolino una catenella e vado a fare il secondo petalo all'interno dello stesso arco 2 maglie alte chiuse insieme poi 6 catenelle 2 3 4 5 vediamo un po' di filo 6 e vado nella seconda catenella contando dalla prima e mi chiudo con la maglia bassa il mio pepiolino e una catenella facciamo il terzo petalo due maglie alte chiuse insieme una catenella di separazione vado dove ho chiuso le maglie alte insieme nel giro precedente sulla base e faccio la maglia bassa una catenella e così via fino a rifinire tutto il poncio in questo modo allora per chi volesse un pippiolino meno accentuato potete fare 5 catenelle e, e, oppure 4 insomma a me piace sapete che piace molto la rifinitura un po evidente quindi andate a lavorare tutto questo Purpuri <ride> di eh, pipiolini, quando sarete arrivati qui alla fine del giro andate a chiuderlo come avete chiuso finora. Tutti i giri di questo poncio entrando nelle, nella base delle maglie alte chiuse insieme e chiudendo con la mezza maglia bassa. Poi mh, tagliate il filo andate a nascondere, a fissarlo bene, a nascondere le codine. Adesso andiamo a vedere come possiamo finire la scollatura. Ecco, una volta finito il bordo, vedete come risulta, andiamo a fare una rifinitura sulla catenella d'inizio della scollatura. Io parto praticamente in un punto qualsiasi, posso partire, ma parto di solito dove c'è il filo qua, così poi mi attacco. Quindi partiamo facendo il nostro nodo d'inizio. Quindi entro qui dove ho il nodo di inizio nella catenella. Quindi andiamo a lavorare nelle catenelle. Esco, vedete, faccio una. 2 catenelle, rientro nella stessa catenella. Vado a fare un petalo quindi le due maglie alte chiuso metà che abbiamo fatto e chiuso insieme che abbiamo fatto fino adesso. Quindi andiamo a fare anche qui la stessa cosa. Qui però andremo a fare senza pippiolino. Quindi vado a fare le due catenelle, poi rientro nella stessa maglia, faccio il secondo petalo. Vedete, due maglie alte chiuse insieme le due catenelle 1 e 2, e di nuovo il terzo petalo nello stesso punto nella stessa maglia, vedete quindi potete al limite anche per rendere più sostenuto questa finitura potete usare un uncinetto magari più sottile. Quindi saltiamo 3 catenelle, 1, 2 e 3 nella quarta andiamo a fare la maglia bassa. Okay. Carico il filo, salto 3 catenelle di base, 1, 2, 3, nella quarta andiamo a fare... Ancora la stessa lavorazione le due le due maglie alte chiuse insieme, poi vediamo: se tira, vedete che io sto facendo delle prove perché sto lavorando proprio eh, di getto. Eh, possiamo fare anche qui la catenella di separazione dopo i tre petali, quindi contare le 3 catenelle, andare nella quarta. In maniera come oh, c'è un nodino qua, ecco. e facciamo la maglia bassa e una catenella di separazione. In effetti serve quindi carico il filo, salto le maglie di base. Ecco, vedete che si è messo qua a dormire anche il mio gatto. Scusate. Allora, niente, volevo dirvi: vedete, io ho fatto tutto quindi il, il, il giro uguale al, al, al lavoro l'ho fatto qua sulla scoldatura, eh, vedete il gruppo di, di petali la maglia bassa divisa dalla catenella e poi di nuovo il gruppo di petali. Quando siamo arrivati? alla fine c'è una luce troppo forte ora. Spero che vedete bene quando siete arrivate qua alla fine praticamente se vi rimangono delle catenelle insufficienti potete anche saltare per esempio io qua ho saltato due invece di tre e quindi finisco eh, adesso ho raggiunto la chiusura quasi del, del giro però qua ho saltato 2 catenelle invece di tre perché non ne avevo sufficienza. Invece, adesso vedete, mi ritrovo giusta. Infatti, qua 1, 2, 3 salto 3, vado nella quarta e faccio la maglia bassa, poi faccio la catenella di separazione e mi sono rimaste le ultime 1 2 3 catenelle. E vado a chiudermi qua, vedete, dove ho fatto il primo petalo chiudo con la se ci riesco perché questo filato mi sta facendo ma no, penso sia l'uncinetto che la testa troppo rotonda allora vedete chiudo con la mezza maglia bassa tutto il mio lavoro ecco. adesso andiamo a tagliare il filo Ecco come risulta finita la scollatura. Per chi gli piacesse, perché la poteva, si poteva anche lasciare senza fare alcun'altra alcun eh, rifinitura. Ecco, questo è il mio poncio K. Spero che vi piace. Vedete, che bella questa riga che sottolinea i fiori. Spero che anche questo lavoro vi sia piaciuto. Non so se si sentiranno anche le fuse del mio gatto. Comunque io vi ringrazio di avermi seguito fino alla fine del tutorial e vi saluto e vi appuntamento al prossimo tutorial. Ciao ragazzi!